Se nello scorso episodio eravamo sulla costa, a questo giro andiamo verso la montagna. Perché si dice che non si è visitata la Georgia se non si è andati a scarpinare un pochino sui Monti Svaneti. Quindi partiamo da Zugdidi, città che non ha niente di particolare da vedere, tranne il palazzo Dadiani. E ciò che resta di un gruppo di Watts usate tempo addietro come autoambulanze. E da qui parte una strada abbastanza lunga che ci porterà a Mestia. Ovvero la città principale e il fulcro dell'Alto Svaneti, la regione montuosa nella Georgia nord-occidentale, famosa per i suoi sentieri escursionistici. L'unica pecca è che a causa della sua posizione remota e del tempo necessario per arrivarci, può essere un po' difficile da inserire in un itinerario. Ti fidi di attraversarlo? Io provo, ragazzi, ormai chi si ferma più? Un passo dopo l'altro. Fa un po' paura perché è tutto in legno, è tipo così, quindi il rischio di... c'è sempre quest'ansia che si stacchi da un momento all'altro, però... Ci sono diverse strade che portano a Mestia, anche se il percorso principale parte da Zugdidi e segue il fiume Patare Enguri, attraversando anche l'omonima diga, che è la seconda diga ad arco in cemento più alta del mondo. Wow! Un'ottima di indecisione per questi buchi enormi in mezzo alla strada. Nonostante sia quasi del tutto asfaltata, questa strada è tortuosa e in alcuni punti è piuttosto impegnativa. Tecnicamente è aperta tutto l'anno, anche se ogni anno si verificano frane e spesso viene danneggiata dalle forti piogge, motivo per cui vi consigliamo di controllare il meteo prima di avventurarvi fino in cima. È andata giù la strada. Ok, è tornata la strada. La provincia di Svaneti è particolarmente consigliata a chi ama fare escursioni e godersi spettacolari paesaggi naturali con campi verdi, fitte foreste, montagne innevate, laghi limpidi, vallate meravigliose. Si trova a 1500 metri di altezza e offre anche la possibilità di sciare in più comprensori. E dopo aver fatto quasi 3 ore e mezza di strada abbastanza fattibile, in alcuni punti non tanto, ma in alcuni perfetta, siamo arrivati a Mestia. Da qui c'è un'altra strada che percorreremo più avanti che ci porta in un'altra città veramente bella. Quindi ora stiamo camminando. Zara è là davanti con i nostri amici tedeschi e adesso facciamo 1 ora e mezza di camminata per andare a vedere un ghiacciaio e raccontarvi anche una storia su queste montagne. Per quanto riguarda gli animali, sono nel van, all'ombra, stanno bene. Ci sono, credo, 1 grado qua. E il motivo per cui abbiamo deciso di lasciarli in van è che queste zone sono tanto belle, ma c'è il rischio che ci siano cani randagi, pecore e quant'altro, quindi fare 1 ora e mezza di camminata con loro si rischia poi magari di arrivare al punto, trovare dei cani randagi e dover tornare indietro. Quindi abbiamo deciso, lasciamoli lì, si riposano, li portiamo dopo con calma, che qua è bellissimo, ma adesso... andiamo su, c'è un ghiacciaio che ci aspetta. Oh, questo qua, guarda qua. Perfetto, di, va che montagnina. Non so le nostre montagne, ma sono sempre bellissime. Pensavo fosse meno innevato, però c'è ancora tanta neve. Infatti Sara sta cercando... Oh, grazie. Ui. Allora, abbiamo le scarpe, ma non abbiamo i rampini. Non abbiamo i... come si chiamano? I bastoni. Non abbiamo niente. Non eravamo preparati perciò. Noi abbiamo la montagna nel cuore, quindi ce la facciamo. E questo posto è stupendo. Ci mancava un po' fare delle camminate così. Assolutamente sì. Tra l'altro è bellissimo perché la gente siamo in compagnia. Sì, la gente siamo in compagnia. Vuoi dirlo? Sì, è bellissimo essere in compagnia. Ragazzi, ho già rotto il mio bastoncino. Come si fa? Questo lo porto all'Olimpia per giocare. Ora è tutta neve. Allora, questo è il motivo per cui non abbiamo voluto portare gli animali, perché dall'ultimo 1,5 km è completamente innevato e quindi già complesso per noi, se portavamo anche loro era impossibile. Comunque, siamo sulla buona strada. Come non detto, c'era il cartello, 30 minuti e siamo arrivati. Po, 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 po. Epic fail! Olè! Dopo questa caduta così aggraziata, vostra signoria,
Siamo arrivati al cospetto del ghiacciaio. È stupendo questo luogo, fa veramente pensare il fatto che siamo a inizio aprile, c'è pochissima neve, qui ce ne dovrebbe essere tantissima di più. Comunque il ghiacciaio è laggiù, noi ci fermeremo un po' prima perché c'è pericolo che caschino pietre, tra l'altro si è staccata anche una piccola pallina di neve, insomma ha fatto un po' di rumore, troppo rumore per nulla. Siamo arrivati, è stata una gita stupenda fino a qua. Ora non sappiamo quali siano per davvero le due montagne, ma qui c'è una storia meravigliosa su queste due persone che si innamorarono, lui di famiglia povera, lei di famiglia ricca. Le rispettive famiglie si opposero al loro amore, quindi lei chiese un giorno in cui si vestì di bianco di essere trasformata in pietra, e così le due pietre si guardano per sempre, sono sempre innevate, ma non c'è un lieto fine perché non potranno mai riunirsi. In ogni caso questo posto rimane meraviglioso, siamo a 1850 metri, ma per noi è ora di scendere. Dopo questa camminata siamo stati molto fortunati perché siamo andati a chiedere al centro informazioni di Mestia e la strada che vogliamo percorrere successivamente per raggiungere un posto bellissimo si può fare. Fino a un anno fa in realtà non era percorribile se non con un mezzo 4x4, quindi eravamo proprio un pochino timorosi, però la signora è stata gentilissima, ci ha confermato che possiamo raggiungerlo tranquillamente, non ci resta che scoprirlo insieme. O meglio, 35 km sono di strada asfaltata, gli ultimi 15 sono un po' tutti ballerini, quindi vedremo. Sarà un'avventura. Ora carichiamo un pochino d'acqua alla fontana, l'acqua fresca di montagna, quella che è buona. Compriamo il pane e ci mettiamo su strada. Io voglio farvi vedere, praticamente è grande quanto un prosciutto e non è il più grande che abbiamo trovato. Tra l'altro, se avete notato, nella busta c'erano tre pani, ma non è che ce li mangiamo tutti noi. E perché stiamo affrontando tutto questo inizio di Georgia ancora con i nostri amici belgi, ma anche con una coppia di tedeschi, e quindi abbiamo fatto che prendere il pane per tutta questa grande famiglia, e adesso stiamo facendo un po' una carovana su questa strada. Allora, il primo pezzo è vero, è tutto asfaltato, c'è qualche buco, si fa un pochino di attenzione, si fa un po' uno zig zag ed è fattibile. Io sto già fremendo per l'ultima parte. Qua forse si sono dimenticati un attimino di mettere l'asfalto. Se dopo sono 15 km così è lunga. Sì. No, questo è ancora niente, in realtà è facile. Ma che esperienza interessante qua. Guardiamo anche il fiume. Sì, ci siamo anche lavati un pochino le gomme. Tra l'altro non vi dico che è stato pietoso il caffè. È sempre sporco, sempre, ci vergogniamo. Non è che possiamo lavarlo ogni giorno, perché qua ogni giorno c'è una strada un po'. Insomma, una strada non strada, come direbbero alcuni amici. La bocca! Lungo questa strada, fra Mestia e Ujguri, il paesaggio è incredibile e ci sono tantissimi scorci da ammirare e piccole chicche da scoprire, come la Torre dell'Amore. E dopo questo brevissimo stop, ripartiamo perché ci attendono gli ultimi 15 km, quelli belli. Sei felice? Tantissimo. Tra l'altro è stato molto divertente portare a destinazione il pane e consegnarlo davanti alla Torre dell'Amore. Cioè, un gesto così. C'era Klaus che mi prendeva in giro e diceva: ah, volevo proprio vedere la tua reazione di fronte alla Torre dell'Amore, tu così italiana. Così, cuori che scoppiano. Altro che quella pubblicità, cosa ti saronno? Quello ti sarà un no. Non mi ricordo quel Fernet Blanc, non mi ricordo quello, quel pane, quel pacco andava portato, quello dell'aereo. Ti ricordi? Io no, ragazzi, voi ve lo ricordate? Vabbè, comunque è stata la scena simile a quella. Tra l'altro in questo periodo è ancora tutto chiuso, però d'estate, se venite, ci sono un sacco di guest house, un sacco di ristorantini, quindi sicuramente vi imbattete anche in un po' più di turismo. Dipende, a noi sta piacendo tantissimo scoprire questa zona un po' tutta per noi. Ora inizia la parte divertente. Divertente, dici? E tanto siamo gli ultimi. Dai, carini. Si scusano anche perché la strada è brutta. Comunque sono molto gentili. È veramente brutta. Sono solo più 6 km, non 15 uguale. Noi passiamo qua. Non accelerare proprio. Io odio queste strade, odio. Allora vi prego, ditemi che anche voi
odiate le strade così quanto me. Cioè, so che c'è chi si diverte come un pazzo, io proprio non ce la faccio, cioè, vado in ansia perché inizio a sentire tipo le cose che scricchiolano e inizio a immaginarmi il camper che casca a pezzi. Vabbè, ma sto migliorando, perché un tempo avrei fatto no, non ci andiamo, torna indietro. Invece stiamo andando avanti, piano piano. Attenzione, cadute rocce. Allora, ci sarò un po' preoccupata perché dice che la strada è un po' troppo sterrata. Effettivamente è molto sterrata, ci sono alcuni punti che saranno un po' complessi da passare. Supporto morale. Ora, sgonfiamo un po' le gomme, così abbiamo un po' meno, in gergo bumping, saltelliamo meno. Allora ragazzi, dopo il piantino tattico e Laura che mi ha consolata, sto cercando di riprendere facendo finta di guardare un film. Quindi io sto guardando nella videocamera e questo è un film altrui. Oh che brutto film, io non mi vorrei mai trovare in una situazione del genere. Mamma mia, che brutta strada. Comunque, c'è da dire che Sara si preoccupa, ma là davanti c'è un Heimer del 1970-60 che la sta facendo. Appunto, più esperienza di me, io sono più piccolino. Sì, ma anche più vecchio. Non importa. Guardateli, pure loro con l'Heimer del 1000 e anteguerra. Che tipi. Allora ragazzi, io lo so che poi alla fine voi mi volete bene, anche se io sono un po' ansiosa. E posso dire anche il bello di poter essere me stessa con questa meravigliosa community che stiamo creando insieme. E c'è chi fa queste strade a occhi chiusi, che anzi va proprio a ricercarsele. Io no, sono ansiosa fin da piccolina, quindi mi mettono veramente un po' di terrore. Cioè io prima ho immaginato ad esempio che avremmo preso una pietra da sotto e il camper si sarebbe aperto in due. Che non è possibile, ok? Lo so che non è possibile, però ci sono dei momenti in cui purtroppo io ancora non riesco a regolare le emozioni. Perché siamo fermi? Ah, perché dobbiamo lasciare un po' di anticipo. C'è da dire che bisogna fare assolutamente attenzione. Noi ieri abbiamo preso un ramo che non sono riuscito a evitare, abbiamo rotto un pezzo che poi abbiamo aggiustato. Se volete fare questa strada con un van e ve la sentite, potete farla, potete farla anche con un camper. Però fate attenzione, tra l'altro ora è così, tra un po' vedremo che la stanno già costruendo, quindi magari in futuro sarà tutta asfaltata. Potremmo essere gli ultimi a farla così? Sì, oppure no? Certo che se potevamo trovarla già asfaltata era meglio, no? Comunque adesso andiamo ancora avanti e non saremo tanto in questi luoghi perché poi inizierà a piovere e quindi è assolutamente sconsigliato fare questa strada quando ha piovuto perché è un casino, oltre al fatto che possono anche cadere delle rocce. Cosa c'è? C'è una croce, ragazzi. Siamo arrivati, eccolo! Fatta! Fatta! Finalmente abbiamo trovato un parcheggio, abbiamo fermato il camper, basta, non ci muoviamo più per oggi, ci muoviamo solo a piedi e andiamo un po' alla scoperta del circondario di Ushguli, che è questo piccolissimo paesino. Iniziamo dalla chiesa di Santa Maria, una chiesa ortodossa. Abbiamo già visto il prete con il piccone che andava in giro, tutto molto folcloristico qua. E comunque, se ve lo state chiedendo, guardate, cioè, questa è la vista che abbiamo e che avremo anche domani mattina. Dai, ne è valsa la pena. Sara, il cappello. Ma devo entrare con la testa coperta. Ma che senti? Curcuma. Non è curcuma, è cumino. Ma è salato. È appunto. Come fa a essere cumino? Se bon. Ma sì. Comunque questo sale è spettacolare, secondo me è da provare. Prendiamo? No. Questo sono io che dico a Sara, smettila. Situato a 2200 metri sul livello del mare, Ushguli è uno degli insediamenti più alti d'Europa e uno dei punti più estremi della Svaneti, da cui partono anche numerosi sentieri escursionistici percorribili durante l'estate. Dopo aver chiesto la grazia per essere arrivati sani e salvi in questo bellissimo villaggetto,
Villaggio, non si può definire città, sono tre case in croce. Vi portiamo a vedere il vero motivo per cui siamo venuti qua. Rana Kamargiova. Lo sai che se la bacio esce il principe? Allora, la strada per girare in mezzo al centro villaggio non è della migliori. Come no, un percorso, questo è nulla. 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 Ci sarebbe anche un museo etnografico, ma al momento è chiuso perché, come dicevamo prima, tutta questa zona sta iniziando ora ad aprire le varie strutture perché solo adesso inizia il disgelo. Si è persa? Non so se andare giù di qua o dritto di là. Comunque, la ragione per la quale siamo venuti qui sono queste torri. In tutta la regione di Mestia ce ne sono 42 e servivano durante gli attacchi al paese a custodire tutti i tesori, no? Della Georgia, quindi hanno questa storia un pochino particolare. Comunque tutto il paese ha un po' queste storie romanzate dietro a ogni dettaglio, molto bello. Questi sono tutti i film girati in questa città. Non sappiamo dove si possono vedere, sicuramente qui, dato che c'è un cinema, però su qualche piattaforma sicuramente li danno in streaming. Stiamo andando un po' a zonzo per questo villaggio perché è bellissimo, è tutto da scoprire. Ora stiamo camminando fin lassù, Sara è già andata, per vedere tutto dall'alto. La comunità di Ushguli è composta da 5 piccoli villaggi e pensate che è collegata al mondo esterno dalla strada Ushguli-Mestia e dalla strada Ushguli-Lentechi, percorribile però solo dalla tarda primavera all'inizio autunno, dato che per 6 mesi all'anno è completamente coperta di neve. Quella lì è la città di Ushguli, mentre quella laggiù è il monte più alto della Georgia. Tra l'altro, se avete tempo e potete, non c'è la neve, potete camminare e laggiù c'è un ghiacciaio spettacolare. Il nome di questo villaggio inespugnabile è collegato al termine Ushishari Guli, che significa cuore impavido, e per via della sua posizione, per gran parte della sua storia è stato quasi completamente isolato dal resto della Svaneti e dal mondo esterno. E con alle nostre spalle la montagna più alta della Georgia, che pensate arriva a 5.000 metri, è altissima veramente, noi possiamo dire effettivamente di aver visto il paese perché siamo venuti sui Monti Svaneti. E come dicevamo, non si è vista la Georgia se non si vedono i Monti Svaneti. Quindi, possiamo andare via? No, no, cioè sì, dobbiamo rifare quella strada al contrario, ma le nostre avventure in Georgia non finiscono qua, non vediamo l'ora di scoprire il paese insieme a voi. Alla prossima puntata, ciao! Ciao.